Ciao ragazzi, benvenuti su Gastube Drums. Nel video di oggi sono insieme a strumentimusicali.net. Non ci crederete mai, questa volta ho aperto il pacco di strumentimusicali.net dritto e non al contrario. Come potete vedere però l'ho già aperto perché ho dovuto fare un bel po' di prove per questo video, perché è un video in cui vi faccio vedere che cosa vado a provare. Vado a provare dei microfoni, ma non i soliti microfoni, quello da rullante, quello da cassa, quello da over, eccetera. Quello da over non si dice, ma comunque vabbè. Vado a provare dei microfoni, ho preso subito il più costoso. No. Vado a provare dei microfoni come questi qua, che sono praticamente dei microfoni unici, come si dice, dei microfonini, diciamo, tascabili, che possiamo accendere e andare subito a microfonare la nostra batteria, i nostri live. Ho deciso di fare questo video adesso, non tanto per chi suona in studio, anche volendo, per studiare, eccetera, eccetera, eccetera. Poi vi dirò un po' di pro di studiare con questi microfoni, ma anche per i live, che si suoni dal vivo all'aperto, che si suoni dal vivo al chiuso. In qualsiasi caso ci portiamo uno di questi, ci registra tutta la serata, lo mettiamo vicino alla batteria, lo mettiamo un po' più in là, così registra tutta la band, eccetera, eccetera, e siamo a posto. Ho deciso di prenderne tre per fascia di prezzo, dal più economico questo qua, che è il Tascam DR07X, passando poi a Zoom con lo Zoom H5, che è questo qua un po' più grandino, e passando poi all'H6 di Zoom, che è questo qua, che è un microfono veramente, veramente, poi capirete perché, secondo me vorrete un altro video su questo, dopo capirete perché. Ho già aperto tutto, in realtà qui dentro i microfoni non ci sono, ma i microfoni sono già qui. 1, 2, 3, anzi andiamo in ordine. 1, questo qua è il Tascam DR07X, mi sembra di ricordare. Questo è lo Zoom H5 e questo bombolone qua invece è lo Zoom H6. Quindi oggi voglio fare un sacco di prove sulla mia batteria. Ho già tolto tutti i microfoni, come vedete da questo tomino qua non c'è il microfono sopra, non c'è nulla, utilizzerò solo loro in tre posizioni diverse per capire come funzionano, qual è la posizione migliore, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo lo vediamo dopo la sigla. Vi ricordo ovviamente che tutti i link a questi prodotti qua li trovate qui sotto, trovate tutti i link che vi riportano al sito di strumentimusicali.net, potete acquistarli, potete vedere i prezzi, potete vedere tutte le specifiche, eccetera, eccetera. Oggi ho deciso di fare un video non troppo smanettone, perché secondo me questi microfoni qua, con questi microfoni qua si possono fare un sacco di cose, ma secondo me la figata di questi è che sono proprio tipo, come si dice, plug and play, no? Cioè in realtà questo neanche plug, però comunque lo pigli, lo metti lì davanti un po' a caso tra virgolette e registri, e quello che esce è abbastanza buono. Partiamo con quello più economico di tutti, che è questo Tascam DR07X, molto piccolo, anche quello più tascabile di tutti come grandezza proprio. Quindi facciamo così, parto facendovelo sentire da tre posizioni. Tutti questi tre microfoni ve li farò sentire da di fronte alla batteria, dalla sinistra della batteria, quindi dalla parte di Charleston e rullante, e poi da sopra. Vi faccio sentire le tre registrazioni partendo appunto con questo Tascam DR cose eccetera X. We'll be right back.
Quindi, come avete potuto sentire, allora, la batteria si sente abbastanza bene. Questo qua, essendo quello un pochettino più economico, ha un pochettino, quante volte ho detto un pochettino? Vabbè, di limitazioni. Perché, per prima cosa, per riuscire a microfonare questa batteria, ho dovuto, vabbè, ovviamente accenderlo, eccetera, eccetera, e poi andare a mettere, diciamo, la sensibilità dei microfoni al minimo, perché altrimenti ovviamente la batteria suona troppo forte per questo microfono qua. Però c'è anche da dire che il mio microfono l'ho messo a massimo 2 metri, quando era qua davanti era più o meno a 2 metri dalla batteria, e negli altri posti invece era a un metro e mezzo al massimo dalla batteria, quindi veramente molto molto vicino. Se io devo registrare un concerto con questo, lo posso fare tranquillamente, perché solitamente un concerto magari lo registro da, non lo so, 10 metri di distanza, 6 metri di distanza, quindi siete tranquilli che non clipperà assolutamente questo microfono. Allora, di base la figata qua è che abbiamo queste capsule regolabili, ne abbiamo due che possiamo utilizzare in questo modo, cioè facendo quello che viene chiamato microfonazione XY, ma possiamo anche andare a decidere come far prendere i microfoni. Io li ho sempre lasciati così, in questo modo qua, tranne quando la riprendevo da sopra la batteria, che ho deciso di aprirli per non rischiare di prendere troppo rullante, diciamo, ma prendere un po' i piatti. Forse ho sbagliato, perché in effetti piatti ce n'erano abbastanza. In generale, diciamo che se la microfoniamo da davanti, la batteria prende un po' tutto con abbastanza cassa, diciamo un po' meno di rullante. Di solito il rullante viene a mancare un pochettino di più se lo riprendiamo di fronte così, se lo riprendiamo da sinistra ovviamente si sentirà di più Charleston e rullante, un pochettino meno i tom, un pochettino meno il ride, anche se essendo acuto comunque si sente lo stesso. E se la microfoniamo dall'alto invece andiamo a prendere, diciamo tra virgolette, tutto, forse un filino meno di cassa, o comunque la cassa non avrà tante basse, però alla fine devo dire che il risultato dall'alto non è niente male. Un po' troppo forte, diciamo, il livello con questo microfono qua, ma alla fine, volendo, non è così male, soprattutto se noi dobbiamo utilizzare un microfono, abbiamo bisogno di un microfono economico per studiare, questo Tascam qua, DR X, è perfetto. DR07, cos'è che è? Sì, DR07 X è perfetto. Adesso però passiamo allo Zoom H5. Eccolo qua, lo Zoom H5, che H5 e H6 hanno tutte e due questa figata qua, cioè che i microfoni sopra, che sono messi a Y e sono messi solo a Y, possono rimanere solamente così, non sono direzionabili, possono essere staccati dal corpo, diciamo, di questo zoom e attaccati a qualsiasi zoom. Infatti se io vado a prendere questi e li metto sullo zoom H6 funzionano. Questa è un'ottima cosa. Allora, lasciamoli comunque qui perché non vorrei rompere nulla, anche se è difficile rompere questa cosa. Allora, questo è sicuramente molto più professionale. Facciamo così, anche questo ve lo faccio sentire e poi ve ne parlo un attimo, perché ci sono un bel po' di cose da dire. Basta con questo pochettino che lo dico tutti i momenti in questo video, anche negli altri in effetti, ma comunque vabbè.
Come avete potuto sentire, allora, qua siamo su un altro livello. Ovviamente costa un pochettino di più, trovate tutti i prezzi nel link qui sotto in descrizione. Costa un po' di più, ma vi dà una qualità veramente molto, molto, molto maggiore. Contate che per prima cosa il livello, la sensibilità del microfono non era neanche al minimo, cioè non era a zero, avete questa ghiera qua sopra che vi permette di decidere quanto dare come sensibilità, non era neanche al minimo, quindi volendo avrebbe potuto sopportare ancora dei suoni più forti, quindi a un concerto potete anche tenerlo abbastanza vicino e non avete nessun problema. La figata di questo è che ha un bel po' più di cose rispetto al Tascam. Per prima cosa, qui sotto, come potete credo vedere, spero più che altro, sì, ci sono due entrate Canon Jack, cioè XLR, com'è che si chiama XRL, l'altro si chiama TRS. Quindi voi volendo potete andare ad utilizzare questi due microfoni sopra per prendere tutta la batteria e in più andare anche a inserire due microfoni qua, ad esempio, volendo non per forza per la batteria, ma anche inserendo la chitarra e il basso, o la voce e il basso, non lo so. Potete inserire abbastanza quello che volete, oppure anche, ovviamente, due microfoni per la batteria, tipo questo lo mettete sopra, qui andate a inserire cassa e rullante e avete la batteria microfonata al massimo. Quindi, ovviamente, qua avete la sensibilità del microfono per quanto riguarda questi due microfoni qua, avete le due sensibilità anche per i microfoni esterni ed è una bomba pazzesca, devo dire. Appunto, qui si può smanettare un pochettino di più, non voglio fare un video in cui smanetto troppo perché altrimenti non diventa più il video per gente non troppo smanettona che vuole subito il suono di batteria pronto, ma e anche perché appunto, come vi ho detto, secondo me non ha troppo senso smanettare su queste cose qua, altrimenti ci prendiamo una scheda audio, tutti i microfoni eccetera eccetera, facciamo un lavoro migliore, ma ovviamente il costo è 63 volte tanto rispetto a questi. E quindi zoom H5 ovviamente migliore rispetto a quello di prima. Dall'alto secondo me è una bomba perché si sente rullante di brutto. Dal lato non è male, però il problema è che i tom non si sentono tanto, quindi dipende che cosa fate. Se fate quasi tutto Charleston, rullo, cassa, ci sta alla grande. Da davanti, cioè di fronte, da così rispetto alla batteria, è un pochettino più tipo room, sembra un po' come il microfono un po' più room, quindi si perde un po' rullante, abbiamo una buona cassa anche se non pienissima di basse, quindi se dobbiamo utilizzarlo come microfono da room, questo qui secondo me è messo così davanti, secondo me è perfetto e basta. Adesso passiamo all'H6 che è l'ultimo e raga, questo è su un altro pianeta secondo me comunque rispetto agli altri due, ve lo faccio sentire. Non è tanto su un altro pianeta per la questione dei suoni, perché vedrete che migliora un po' rispetto all'H5, ma non migliora tanto come dal Tascam all'H5, ma dopo ve ne parlo perché ci sono un bel po' di cose da dire su questo, soprattutto una che vorrete un altro video su questo, ve lo dico già. Comunque sentite come suona l'H6 nei tre modi possibili. Quindi, come avete sentito, la qualità è ottima, contando che ho ripreso sempre solo con questi due microfoni, non ho messo microfoni esterni eccetera, perché come vi ho detto in questo video non voglio fare il super smanettone, il super nerd. Allora, la figata di questo qual è? È che è molto simile all'H5, con ovviamente anche qua i microfoni migliorati, questi microfoni qua
ma comunque sempre staccabili, quindi questi volendo li piglio, li metto nell'H5 tranquillamente, ma qua ho 4 entrate per i microfoni, quindi 4 entrate per i microfoni con tanto di sensibilità, di gain che gli possiamo dare. Qua la cosa è che è come se avessimo in mano una scheda audio che può registrare, perché con 4 microfoni può registrare tranquillamente, ma in più ha 4 microfoni che si possono attaccare. Quindi se noi abbiamo cassa, rullante, chitarra e basso, praticamente registriamo tutta la nostra band, perché in più anche questi due microfoni qua, praticamente registriamo tutta la nostra band con questo Tascam H6. Oppure se abbiamo solo la batteria, possiamo ad esempio, che ne so, utilizzare questo dall'alto, andargli a mettere cassa, rullante, tom e timpano, che ne so, e registriamo tutta la nostra batteria in multitraccia con alla fine 6 microfoni, perché alla fine questi sono 2 microfoni più altri 4 microfoni, stiamo microfonando la nostra batteria con 6 microfoni. Solitamente una scheda audio per batteria ha 8 canali più o meno di solito, quindi qua abbiamo praticamente una scheda audio, ci mancano i microfoni, ci mancano i jack e basta. Quindi questo è veramente potentissimo come strumento, ovviamente quello che costa un po' di più, ma è veramente una bomba. Quindi fatemi sapere per caso se volete un video specifico su questo H6, perché secondo me è tra i tre quello che merita di più un video specifico. Qua avessi dovuto fare tutto nello specifico sull'H6, ci avrei messo un bel po'. Se volete però che entriamo più nel dettaglio con l'H6, fatemelo sapere, perché magari appunto andiamo ad inserire un po' di cose esterne, eccetera eccetera. Quindi in generale questi sono i tre microfoni che ho provato oggi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Secondo me sono un'ottima possibilità che noi batteristi abbiamo per avere un microfono e quindi poterci registrare, in alcuni casi anche più di un microfono come abbiamo visto, ma comunque per poterci registrare, per studiare, perché con un microfono del genere abbiamo la possibilità di sentire bene già la batteria senza aver bisogno appunto di smanettare con cavi, schede audio, microfoni eccetera eccetera, che comunque è una cosa un po' complicata oltre che costosa. Abbiamo la possibilità di sentire bene quello che facciamo, anche perché registrarci per noi batteristi, ma per i musicisti in generale, è una cosa fondamentale. Abbiamo possibilità di portarlo live, portarlo alle prove della nostra band, oppure per creare anche solo dei tra virgolette EP da poter fare sentire in giro nei locali. Non avrà magari la qualità del DVD di Live at Wembley, Live at Wembley ne ha fatto un sacco di DVD, però comunque abbiamo qualcosa da far sentire. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro preferito, fatemi sapere nei commenti se volete un approfondimento su qualcuno di questi microfoni. Io ringrazio come sempre Strumenti Musicali, sto cercando di chiudere la scatola ma non ce la faccio, strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità come sempre di provare questi microfoni. Chiedo scusa a tutti se non ho aperto la scatola al contrario, lo farò, mi sono sbagliato questa volta. Ma detto questo ragazzi, io finisco qua il video, direi che è durato abbastanza, fa vedere quanto è durato, direi che è durato abbastanza, ho lo schermo sopra per vedere quanto è durato eccetera eccetera, quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!